Un vero e proprio question time popolare. Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, interroga l'assessore Verì sulla sanità abruzzese. Le domande, dice Pettinari, arrivano dallo studio delle carte, dalle numerose denunce dei cittadini. La giunta chiosa risponde all'Abruzzo. Sì, intanto vorrei partire dal grido d'allarme che ho raccolto di centinaia e centinaia di mamme abruzzese, alla provincia di Pescara, che non possono iscrivere i propri figli al pediatra perché mancano i pediatri, carenza di pediatri, ma poi abbiamo scoperto addirittura che diversi pediatri hanno di gran lunga superato la soglia massima, il massimale, che è di 800-880, andando anche un po' contro legge, perché la legge stabilisce una soglia massima, e ci sono altri pediatri invece che non riescono a raggiungere la soglia. Quindi c'è una disparità di trattamento da parte di Regione Abruzzo, è un caos. Secondo punto importante, ho raccolto il grido disperato di tanti giovani universitari degli ultimi anni, dell'Università di Medicina Chieti, L'Aquila, che non possono andare nei reparti a fare il tirocinio perché non sono stati vaccinati e non c'è un programma di vaccinazione. Quindi non potendo fare i tirocini nei reparti, non possono fare gli esami, non si possono laureare. Ho rilevato anche che la piattaforma informatica per l'adesione alla manifestazione di interesse dei vaccini agli ultraottantenni qualche giorno fa è andata in tilt più volte, tanti non sono riusciti ad aderire, ma comunque quella banca dati enorme, quelli dati che sono stati immagazzinati, io chiedo a Regione Abruzzo cosa facciamo, cosa volete fare, quali saranno le graduatorie, chi verrà chiamato per prima per la vaccinazione, chi verrà chiamato dopo, non sappiamo nulla. E continuiamo a denunciare il problema del focolaio che c'è stato al CUP di Pescara, nonostante un focolaio importante, diversi operatori sono stati contagiati, udite udite, al CUP di Pescara non si può pagare online, quindi il cittadino al danno la beffa si deve recare sul posto. Specialistica ambulatoriale, circa 200.000 prestazioni specialistiche ambulatoriali causa pandemia sono state sospese in Abruzzo, devono essere riposizionate, il Ministero ha chiesto con forza alla Regione di riposizionarle, ciò non è stato fatto e quindi ci sono cittadini che stanno aspettando per una visita mesi, mesi, anche anni, magari si aggraveranno, entreranno in ospedale per questo. Ultimo e concludo, nota dolente sull'ospedale di Penne, addirittura di fatto si è passato da 40 posti in area medica a 20 posti, da 11 medici a 4 medici, smembrati i reparti, hanno rimpiazzato qualche pensionamento con assunzioni precarie, l'ospedale di Penne sta morendo letteralmente.